Ciao amici, eccoci al nuovo appuntamento di Chrono Trigger, che questa volta ho deciso di fare per un mio esperimento utilizzando il cellulare come videocamera. Fortunatamente il cellulare mi permette grandi gesti di prodezza, perché è un modello molto avanzato, non voglio fare pubblicità né dire la marca, comunque veramente molto buono. Allora, è da parecchio che non giocavo. L'ultima volta che abbiamo giocato eravamo rimasti nel futuro post-apocalittico, dopo che Lavos aveva apparentemente distrutto tutto, e dobbiamo entrare all'interno di questo impianto. Sinceramente non ricordo bene neanche più per quale motivo. Quello è il problema di non giocare con assiduità alle cose. E avevamo sbloccato il passaggio e qui ci sono i computer, cioè i robot che ci vorrebbero attaccare. Attacchiamoli subito, almeno facciamo esperienza. Quindi subito diamo fuoco e eliminiamo i nostri nemici. Oltretutto abbiamo Robo, che è il nostro nuovo compagno di squadra, riparato da Luca nel magazzino alla fine della scorsa puntata. In playlist trovate tutti i video collegati al gioco. Siamo saliti di livello, questa è una buona cosa. Allora, che cosa facciamo? Qui abbiamo degli ascensori e prendiamone uno, vediamo che succede scendendo al piano di sotto. Mi ricordo che c'era un pochino da gironzolare per questo schema. Vabbè, io ho dei ricordi. Qui vedo, ok, forse si raggiunge di là. Dove sto andando? Ah, vabbè. Ok, qui non c'era nulla a parte l'etere e dovremmo andare avanti nella missione così. Questo era abbastanza noioso come schema perché c'erano tutti i carrelli. Ah, ok, si può passare. Beh, ovviamente sono tantissimi anni che non faccio questo punto, quindi non ricordo praticamente nulla. Marco Robin, vediamo. A Siracusa c'è una zona che si chiama Parco Robinson. Questo Arco Robin mi ha ricordato quello, tipo l'Arco Robinson. Beh, è una stupidaggine. Non abbiamo praticamente nulla da poter fare, dobbiamo tornare indietro, salire e in caso fare questo giro e vedere che otteniamo. Niente, ma qui è bloccato. Nulla. Allora, che cosa? Ah, ecco, c'erano i tasti che invertivano il... No. Ah, c'erano dei tasti che invertivano il sistema di uscita. Che è successo? E vabbè, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare qui. Strisciato, sembrava un boss. Bottiglia laser spin, tecnica doppia, rocket roll. Ok, Robo sta prendendo punti di sinergia con noi e quindi sta imparando le mosse nuove.
Dove andiamo qui? Curiamoci un attimo. Effetti da discoteca per il nostro robot amico. Non sto capendo cosa stia succedendo e questa cosa mi dà abbastanza fastidio. Perché sto continuando a fare incontri uno dietro l'altro ed è una bella noia. Ecco, questo incontro è finito. Vediamo. Ah, forse non ci trasporta. No, ci trasporta ancora. Lo fa in automatico, ma io non ci voglio andare. Basta. Tutta la porta che neanche si vedeva. Ai, questi giochi hanno sempre il problema di essere poco dettagliati, quindi è facilissimo imbattersi in confusione. Poi è una mia personale visione del tutto. Vediamo se riesco ad evitare il combattimento. Quello mi ha schivato. Quelle robe che ci cattura. Qual è l'utilità di andare dritto e di girare attorno? Vabbè. Oh, due tesori, cerchiamo di prenderceli. Ammazziamoli subito e tanti saluti. Cosa passa il convento una volta che abbiamo sconfitto questi mostri? E uno se n'è andato. Due attacchi, due critici è veramente una gran bella cosa, non capita molto spesso.
tranne nei primi video che Chrono faceva critico ogni tanto. Ancora. Abbiamo finito, non spunta più nessun altro. Ah, è salita anche di livello. Beh. Ok. Un ricovero e un etere. Sinceramente niente di utile, o comunque niente di eccezionale. Speravo in meglio. Di queste. Ah dai, forse è qualcosa di utile nel gioco che stiamo facendo. E uno l'abbiamo liberato. Ora vediamo se riusciamo a liberare anche l'altro. Così dovremmo riuscire a permetterci la via. Niente. Ok, ho fatto un ascio. A, B, X e Y. Mi sto un attimo innervosendo. Giuro che ho premuto bottoni a caso e ha iniziato a funzionare. E con questo dovremmo aver concluso questa parte.
vediamo che succede. Mie sabbie, sabbie. X, A, B, Y. Facciamo così, ho fatto già 15 minuti di video tendente al suicidio, vi saluto, vedo qual è la qualità del prodotto e in caso ci sentiamo dopo al prossimo video, o magari con la magia dell'editing, come direbbe qualche youtuber più bravo di me, vediamo di sistemare le cose. Ciao a tutti, al presto! Thank you.